Ciao a tutti, eccoci qua per un nuovo video. Oggi, come avrete notato dal titolo, questo è il video i miei preferiti del mese di agosto, ovviamente. Niente, sono felicissima di registrare questo video perché era da tantissimo tempo che non ne facevo uno, purtroppo. È solo che ho avuto varie cose da fare e non sono riuscita a registrare. Mi dispiace tantissimo e scusatemi tantissimissimo per la mia assenza. Giuro però che da oggi in poi ne faccio uno ogni settimana, come sempre, solo che ho avuto varie cose da fare, ripeto, e quindi non sono riuscita a registrare. Comunque, io adesso risponderò alle domandine del telefono e vi faccio vedere tutti i miei preferiti del mese di agosto. Niente, bando alle ciance, iniziamo con il video. La prima domanda è: canzone del mese. Allora, non metto la canzone, non vi faccio sentire la canzone, ma metto solo i titoli, poi ve li scrivo qua sotto per via del copyright, perché tantissimi video miei, sono stati bloccati appunto per questo motivo. Quindi, visto che non voglio che mi blocchino anche questo video, perché sarebbe un trauma, vi dico solo il titolo, tanto comunque le canzoni, bene o male, le conoscete tutti. La prima è di Becky J, Mayores. E penso sia abbastanza nuovo, sì, è molto recente, diciamo. È bellissima e questa cantante mi piace già da abbastanza tempo, però con questa canzone ha fatto il boom per me perché è la mia canzone preferita sua, ovviamente. La prossima canzone dovevo metterla perché, cioè, ci deve stare. Anche se questa canzone non è propriamente di Rihanna, ma è di DJ Khaled. E si chiama Wild Talks e featuring Rihanna. Quindi sì, è stupenda e ce l'ho sempre in testa. Poi la prossima è Mi Gente di J Balvin e Willy William. È stupenda anche questa, cioè ogni volta che l'ascolto mi viene voglia di ballare, non so. Poi la prossima, questa qui è famosissima e l'ho scoperta grazie al film Baywatch. Quello nuovo, sì, ovviamente quello nuovo, Leila. Ok, e appunto la canzone No Lie di, oddio, non so come si pronuncia, se Saint Paul, scusate la mia pronuncia, non lo so, ed è il featuring con Dua Lipa. E niente, è strabella questa canzone. E poi infine l'ultima è questa qui di Ozuna. E si chiama Se Preparò. Questa qui ve la consiglio tantissimo perché è strabella e ha un ritmo fighissimo e ascoltatela. Andiamo avanti. Film e serie TV. Allora, come film ve ne propongo ben due. Ovviamente sono di paura perché io sono amante degli horror, quindi non potevo proporvi un drammatico comico. No! Horror a vita, forever and ever. Ok, e comunque il primo è Annabelle Creation, che è l'Annabelle 2. Ve lo consiglio tantissimo perché è molto più bello rispetto al primo che è uscito, ovvero Annabelle e basta. Per il semplice fatto che la storia, secondo me, attira di più. E poi in questo film, ovvero Annabelle 2, c'è una bambina che è l'attrice di The Conjuring, quella biondina con il caschettino, gli occhi azzurri, carinissima. E quella lì è veramente fantastica come attrice perché è una bambina e recita da Dio. E i film con lei di paura sono sempre fantastici. Quindi niente, mi ha colpito di più il 2 rispetto all'1, anche se di solito delle varie serie, il primo rimane quello indimenticabile. Invece per me è tutto l'incontrario con Annabelle, il secondo è più bello. Poi vi consiglio, infine, Amityville e Risveglio. Allora, questo film l'ho visto di recente, una settimana fa mi sembra, sì. Sì, una settimana fa, così. E niente, in pratica è ovviamente un film di paura. Ed è Risveglio perché c'era già il primo film vecchio. A casa, dopo 40 anni, si è risvegliata e si impossessa di un'altra persona. Ed è fantastico perché mette un botto di ansia e non è il solito horror.
è molto bello, anche se il finale mi ha lasciato un po'. Questo è il finale? Bello. Comunque, sì, il finale non mi è piaciuto tanto, però il film è fighissimo. Mette un sacco di ansia e vi consiglio di vederlo. Prossima domanda. Ah sì, le serie TV, scusatemi. Allora, per adesso, vabbè, 13, che però non posso classificarlo nei preferiti di agosto perché l'ho già visto fine giugno, inizio luglio, quindi non è dei preferiti di agosto, però posso dirvi che mi sono innamorata di quella serie TV. E poi c'è una notizia bomba, sì, bomba. E in pratica sapete che io sono amante di American Horror Story. Io la amo alla follia, è la mia serie TV preferita. E niente, sono felicissima di annunciarvi che il 5 settembre, cioè il giorno del mio compleanno, vi rendete conto? Il giorno del mio compleanno uscirà la nuova stagione di American Horror Story. Non vedo l'ora di vederla e quando uscirà devo. Oh, sono troppo felice. E niente, esce il giorno del mio compleanno, quindi sono il doppio felice. Profumo del mese, allora ce ne ho ben due da mostrarvi. Il primo è questo, ovvero sempre lo stesso Alien. Non so, ve l'avrò già mostrato. È che io non sono una che consuma tantissimi profumi, cioè mi durano abbastanza. E quindi sì, alla fine sono sempre gli stessi perché non ne compro di altri. È l'Alien mio, normale. E poi questo piccolino qua di Guess, che anche se non sembra, l'ho utilizzato tante volte. Non so perché non sembra. E questo qui me l'ha comprato mia mamma invece. E vedete, è mini, piccolina di Guess. È una confezione stupenda. Accessorio del mese. Io ve ne propongo due, tutti e due presi in Sardegna, però sono due regali. Il primo è questo, che è il braccialetto di Tiffany. No, sto scherzando. Eh sì, in teoria è il braccialetto di Tiffany, però è l'imitazione. In pratica eravamo in spiaggia, si avvicina questo ragazzo che vendeva tutte le braccialetti, orecchini, collane, eccetera. E niente, mia mamma stava sbirciando e mi fa: ma boh, compro questo, così io sento, ma cosa sta comprando, no? E mi fa: Leila, questo è per te. E io: oddio, che bello, perché dovete sapere che questo è l'imitazione del braccialetto di Tiffany, però è fatto benissimo, cioè alla fine te lo metti. Chi ti dice: ah, è l'imitazione, cioè non sembra proprio l'imitazione. È fatto benissimo, adesso ve lo faccio vedere. Ha la chiusura come quello vero, così. Poi ce ne sono di tanti tipi, ovviamente, però esiste anche di questo tipo. E questo qui è il ciondolino, vedete? C'è scritto proprio Return to Tiffany. Ecco. A vederlo così sembra l'originale, invece è il fake, però. Non diciamolo a nessuno, è bellissimo questo e sono felicissima di questo regalo perché adoro Tiffany & Co. Ok, poi prossima cosina che vi mostro è sempre un braccialetto, sempre preso in Sardegna, però me l'ha regalato il mio amore. Pedro. Allora, è un braccialettino semplicissimo, si chiude in questo modo. Eccolo qui. Ed è molto bello perché è fatto con tutte queste rose rosse. Amo le rose, è il mio fiore preferito. Ce l'ho tatuata la rosa. Sta carino, bellissimo. Cover del mese. Allora, cover del mese, devo farvene vedere tre perché io quando faccio questi video non faccio vedere una cosa, ma faccio vedere più di una cosa perché io amo, cioè mi piacciono tante cose, non riesco a sceglierne una, no? Quindi ce ne sono tre di cover del mese. Allora, la prima è questa, ovviamente. Dovete sapere che questa non è una cover singola, ma tempo fa, sì, luglio così, o fine giugno, non lo so, primi di luglio, sì, primi di luglio, ho fatto un ordine su Wish e ho comprato la cover doppia,
con scritto Bella e la bestia, e quell'altra ce l'ha Pedro su, e io ho il fiocchettino, mentre Pedro ha tipo il peso da palestra. E niente, è stradolce secondo me come cosa, è bella come cover. Noi due avevamo già una cover uguale insieme, He's Mine, She's Mine, con Topolina e Topolino, solo che si è rotta lui, quindi di conseguenza neanche io la mettevo, perché era bello metterla insieme, e quindi ho deciso di comprarne un'altra doppia. E ditemi se vi piace come idea, e vi piace come cover, poi comunque vi mostrerò anche quella sua in un altro video. Un'altra cover, sempre acquistata da Wish, questa qui la adoro perché è in silicone, ok? E c'è dentro il cartoncino olografico, olografico, ed è fatta a mo' di gelato che cola. Ed infine c'è questa qui con le rose, presa da Bershka, ma fatta tipo in pelle, anche se non è vera pelle, però finta pelle, è strabella. Cibo del mese. Allora, questo mese non ho un cibo preferito, diciamo. Devo dire però che ho assaggiato in Sardegna, cioè ho assaggiato, ho preso, ho mangiato, spazzolato, gli gnocchetti sardi, e devo dire che sono veramente buonissimi, quindi diciamo che anche se non l'ho mangiato ogni giorno, il cibo del mese, per dire una novità, insomma, sono gli gnocchetti sardi, molto buoni. E anche il pane sardo, quello sottile, è strabuono. E comunque ne approfitto per ringraziarvi per tutto il calore che mi avete e ci avete dato a Pedro in Sardegna, perché siete state stracarine, già in traghetto ci fermavate all'inizio e poi anche al ritorno, cioè io all'inizio penso di aver conosciuto tutto il traghetto, vi giuro, tanto che il tipo al bar del traghetto mi fa: ma scusa, posso chiederti chi sei? No, perché ti stanno fermando tutte queste ragazzine. Io: sono una youtuber. Ah, questo qua non avrà capito niente, perché sapete che tanta gente non vecchia, però comunque dai 30 anni in su, non sa a volte cos'è YouTube, cioè non tutti sanno cos'è questo mondo, perché alla fine questo è il mondo dei giovani. E niente, quindi non avrà capito niente, però. Quindi saluto tutti quelli che mi hanno fermato, siete stati carinissimi, un bacione. Capo d'abbigliamento del mese di agosto. Allora, questa magliettina qua, anche se stropicciata, l'ho presa solo per farvela vedere. Questa qui, ovviamente con la rosa, ma chissà come mai. Questa qui rosa con la rosa, no, cioè, top. Questa qui, stupenda, guardate che bella che è. È un po' grande, anche se è una M. Eccola qui, bellissima, e c'è scritto Girl Power. E questa magliettina qui l'ho acquistata su Wish. Acquistata anche questa ad agosto, e niente, è stracarina, anche se nel video potrà sembrare rossa, in verità è bordeaux e non è rossa acceso, non è un rosso acceso, ma è bordeaux. Ed infine, pantaloni del mese che io amo sono questi qui, di Telly Whale, fatti in questo modo con gli strappi e la scritta in bianco sulla gamba sinistra. Make up. Allora, come make up sapete che io mi trucco sempre allo stesso modo, ovvero eyeliner, mascara, un po' le sopracciglia, un po' di rossetto e basta. E quindi sì, non ho proprio il make up del mese, però vi faccio vedere dei trucchi che utilizzo, ho utilizzato di più in questo periodo, che sono la palette Sweet Peach. Come altro trucco vi faccio vedere questo rossettino qua. Se vi piace, si chiama Persistence, è matto ovviamente,
come potrete notare. Se vi piace e mi volete chiedere lo swatch, tranquilla che ce l'ho addosso in questo momento. Cosa più bella e cosa più brutta di questo mese di agosto? Allora, ci sono due cose belle e nessuna brutta. Boh, la prima è la vacanza in Sardegna, che è stata bellissima. Però ho avuto anche delle cose c'è da fare in Sardegna la sera. Appunto, io non ho registrato il vlog per il semplice fatto che volevo passare delle vacanze tranquille, perché avevo già la testa impegnata da un'altra parte. Adesso vi spiego cosa. E poi si aggiungerà anche la bella cosa. In pratica, io ho avuto il debito in matematica, ho avuto l'esame, sì. Ho avuto l'esame in matematica, sì. Per il resto la mia pagella è andata benissimo, tutto 7-8. E niente, questa insufficienza in matematica. Quindi io in Sardegna, appena tornavo dal mare, dalle 7 alle 9 ogni giorno, a parte Ferragosto, che Dio mio, lasciatemi respirare anche a me, ho fatto i compiti di matematica. Vabbè, sono stata promossa e ho preso 8. Avevo appunto postato sulle storie di Instagram l'8 in matematica, c'è scritto appunto corso di recupero. E niente, sono stata felicissima perché mi sono impegnata duramente per 2 mesi, ovvero ho studiato tutto luglio e agosto. E niente, sono veramente soddisfatta e felicissima di questo 8 in matematica, matematica, perché sapete che io non sono proprio portata, cioè non mi piace la matematica. Però mi sono impegnata tantissimo e sono soddisfatta dei miei risultati e a pensarci bene, adesso che ho capito un po' come si fa, dai, non mi dispiace neanche fare gli esercizi perché ho consumato in vacanza tutto un quaderno intero più un altro quaderno a luglio, quindi ben 2 quaderni. E quindi niente, questo era il video. Io spero che vi sia piaciuto. Se sì, mettete tanti pollici in su. Spero di avervi tenuto compagnia e niente. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!